Eccoci qui, pronti per questo nuovo episodio di Granelli la serie in compagnia di Alice Torriani. Ciao Alice! Ciao, ciao Pier. Come stai? Tutto bene? Bene, tutto bene, tu? Tutto bene, tutto bene. Diciamo che le cose a livello lavorativo vanno sempre a gonfie vele. Sei reduce di una, da una, non è una tournée, ma insomma uno spettacolo teatrale molto importante, Romeo e Giulietta di Mario Martone, che voglio dire è un regista con i contro, bip bip Uno sconosciuto, bip. un Uno giovane. sconosciuto, esatto. Citiamo solo Nostalgia, che è uno dei suoi ultimi film, piuttosto che Il Giovane Favoloso e mille altri. Partiamo da questa esperienza, come sei stata coinvolta, insomma, è appena finita, è durata un mesetto, giusto, al Piccolo di Milano. È durata, in realtà è iniziato il 17 gennaio, le prove sono iniziate il 17 gennaio e abbiamo debuttato il 3 marzo, 2-3 marzo, e poi abbiamo fatto un mese di repliche al Piccolo Teatro di Milano. E, beh, è stato proprio un colossal perché eravamo 30, circa 30 attori e attrici. E per cui è stato proprio così, come diciamo, salire su una nave tutti insieme e vedere dove, insomma, dove si arrivava. Quindi è stato molto bello, molto anche faticoso in dei momenti, chiaramente, perché quando ci sono tantissimi attori e attrici è difficile comunque coordinare le prove, coordinarsi tutti, però è stato un bellissimo attraversamento, direi. Poi al Piccolo Teatro, eravamo al Teatro Streller, quindi davvero un luogo dove senti c'è ancora quella magia, diciamo, no? Entri in questo luogo e senti che c'è qualcosa ancora, c'è un'atmosfera, c'è una sacralità, se vuoi anche, no? Sì. Che un po' si sta perdendo, diciamo, però lì si sente ancora tanto la storia. Ah, è vero, perché comunque è un teatro storico, ha veramente una storia infinita ed è poi incarna la storia del teatro italiano e anche internazionale, perché poi tu sei, insomma, hai preso parte anche a spettacoli in giro per il mondo, in giro per l'Europa, quindi insomma non ti sei risparmiata. Quindi quante lingue sai, Alice? So, italiano, spagnolo, inglese e un po' di francese, non tantissimo, quindi non è che so tantissime, tantissime lingue. Sì, no, l'inglese, diciamo, ho fatto proprio dizione americana perché sono stata lì per un periodo, ho avuto il visto per lavorare lì e quindi per un periodo ero un po' ossessionata anche proprio dall'imparare bene la lingua, che è difficilissimo comunque perché chiaramente. Guarda, è un'ossessione che mi appartiene ed è vero che è difficilissimo, perché molti dicono: ah, vabbè, basta che guardi le serie televisive americane con i sottotitoli in Not inglese. Non è proprio così. really. Io le guardo da 20 anni e comunque non è cambiato moltissimo, quindi insomma bisogna attivarsi anche. No, sì, è proprio come dire il fatto di parlarlo, no? Cambia molto perché bisogna proprio praticare e poi ovviamente essere lì è tutta un'altra cosa. Secondo me bisogna sempre viverli poi i luoghi, no? Per assorbire davvero qualcosa. Quando è stata la prima volta che sei andata in America? Immagino Los Angeles, quei posti lì. Sì, a Los Angeles, dunque, quando avevo 26 anni ed ero andata da sola in questa scuola che si chiama, in questo studio che si chiama Margie Abler Studio. Lei è diventata proprio una mentore per me. Tra l'altro sarà a Roma in questi giorni per un workshop. Sì, ed era andata completamente da sola. Infatti, a proposito della lingua, mi ricordo che il padrone di casa, io ero arrivata molto in ritardo con l'aereo e quindi lui mi aveva lasciato le chiavi da qualche parte e mi continuava a dire: I left the keys under the mat. E io non capivo, continuavo: no, 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 non ho capito, under the mat. Alla fine ho capito, parlando con altri che erano con me sul pullman, eccetera, che era lo zerbino, ma ovviamente ci sono alcune parole che. Cosa, cioè gli americani lasciano le chiavi di casa sotto lo zerbino. Lui l'ha lasciata ed era anche a West Hollywood, per cui insomma, non un postaccio, ecco.
per cui probabilmente si sentiva. Però che bello, in Italia non esiste una cosa del genere, cioè non so se c'è qualche borgo favoloso dove la gente lascia le chiavi sotto lo zerbino, però Roma. Non so se perché era molti anni fa, perché adesso a Los Angeles penso che nessuno comunque lasci le chiavi sotto lo zerbino. Però era a ridere perché appunto io mi ricordo quando ero piccolo, ma anche recentemente, che nei film americani tutti lasciavano queste cavolo di chiavi sotto lo zerbino, diciamo, ma sei pazzi, cioè voglio dire. Noi le lasciavamo sotto lo No, ma zerbino. io mai. Io Noi da le piccoli. qualcuno, magari a qualche parente, familiare, ma sotto lo zerbino non mi è mai capitato. Vabbè, io poi sono di Foggia, quindi forse anche quello influisce. Andiamo avanti. Bellissima città del sud Italia, la Puglia stupenda, per carità. Torniamo a noi, quindi insomma, è bella questa cosa, mi piace molto di te, perché appunto tu hai subito, immagino che tu abbia subito capito che la recitazione era la strada principale che volevi intraprendere nella tua vita, oppure no? Perché hai fatto un'accademia molto giovane, l'Accademia d'Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano. Sì, diciamo, ho voluto un po' sfidare, ho capito subito che volevo sfidare un po' il destino, la sorte, l'universo, non lo so, nel senso che era sicuramente una cosa che mi interessava perché avevo cominciato con mio padre che aveva una compagnia dialettale del paesino dove vivevamo e lì mi ero accorta che questa cosa mi piaceva molto. Però ho fatto un provino solo nell'unica accademia appunto in cui l'ho fatto, quindi alla Paolo Grassi, mentre poi ho scoperto col tempo che in teoria tu provi almeno 4-5 accademie, almeno 2-3 anni prima di entrare, no? Invece io ho proprio detto, ma io provo solo questa. Ero proprio anche senza strumenti tanto all'inizio, no? Avevo 18 anni, per cui mi sono proprio lanciata e diciamo, poi sono stata grata, però è stato anche lì un attraversamento molto faticoso perché non, a 18 anni, insomma, quella non è proprio la dimensione idilliaca della spensieratezza, perché comunque sei in una scuola, sei chiuso lì, chiusa lì 24 ore su 24, insomma, comunque è stata abbastanza tosta. Per cui, però sono veramente contenta di non aver mai Mollato. lasciato. Sì. È stato qualche momento in cui avevi un po' il sentore di voler, insomma, mollare durante questi anni di... Sì, anzi, proprio, sì, più di una volta. E devo dire, è stato mio padre che mi diceva non lasciare, non lasciare, comunque ci sei, insomma, hai fatto tutto questo percorso. Ma infatti lo ringrazio, devo dire, perché sì, perché magari avrei anche mollato a un certo punto. Quindi diciamo è partita non con il sacro fuoco, ma più che altro come curiosità, una grande curiosità trasmessa anche dal papà. Sei entrata in questo circuito teatrale, hai detto perché no, proviamoci. E poi il fuoco quando Guarda, c'è. in realtà forse mi sono espressa un po' male. Cioè, questo lanciare questo seme, o non so come chiamarlo, era comunque guidato da una forte intuizione. Quindi, se vogliamo chiamarlo fuoco, potrebbe essere un'intuizione Cioè, tu ti intuitivo sentivi adatta, che diciamo. doveva andare là, sì, cioè, appunto, poi. Senza sapere bene cosa fosse, ma sentivo che dovevo andare là perché avevo visto uno spettacolo alla Paolo Grassi prima di fare il provino e appunto lì mi sono sentita proprio, cioè ho sentito, non voglio dire casa perché non era neanche casa, però ho sentito proprio che quello era un luogo dove io dovevo stare e quindi ho iniziato a fare il provino. Quindi in realtà non è proprio solo curiosità, ma forse una chiamata, non lo so come si può chiamare. Perché voglio dire, i nostri, cioè quando si lavora e si fa qualcosa con passione, no? Si dice che è una vocazione, che uno scopre la propria vocazione, che è un po' come una chiamata effettivamente. E quindi
È bello pensare che sia così, cioè molte persone si perdono in altri lavori, si perdono nella routine, no? Cioè nel percorso perché appunto non rischiano da subito e quindi magari entrano in altri canali e poi magari si accorgono crescendo qual è la propria vocazione e magari la perseguono poi in età più adulta. Secondo me, a parte che non c'è un'età. Si può iniziare a 18, ma io non credo molto anche in quelle scuole. Poi, vabbè, è un retaggio, quelle scuole che mettono il limite massimo a 22-23 anni, cioè, ma perché? Cioè, nel senso, gli attori devono innanzitutto abbracciare tutte le fasce di età, non è che devono essere. La nostra generazione, tra l'altro, negli ultimi anni siamo invasi da ventenni attori, cioè la maggior parte degli attori ormai hanno 20 anni, tutti, però, cioè, nel giro di un mese se ne sfornano altri, non si dà neanche la possibilità di crescere agli attori precedenti, insomma, ai piccoli attori precedenti. È una realtà un po' particolare quella che stiamo vivendo, forse anche figlia delle piattaforme e di quant'altro. Si consuma e si brucia tutto subito. Sì, sono d'accordo, sono molto d'accordo. Poi anche in relazione al tempo, anche proprio filosoficamente, secondo me, non dovrebbero esistere, no? Delle scatole o appunto, non dovrebbero esistere l'età, dovrebbe essere tutto più ampio come visuale, no? Perché appunto la vita è molto più grande di delle scatoline in cui noi la inseriamo, secondo me. A te è mai capitato, mi è venuta così spontanea, magari di non essere stata scelta per qualche ruolo perché considerata troppo giovane o troppo grande, cioè ti hanno mai fatto un problema di età nel tuo percorso artistico? Beh, sì, adesso non ti so dire nello specifico, ma spesso capita comunque che appunto o sei troppo giovane o sei troppo in là con gli anni, o sì, è capito. Adesso non ho un esempio preciso, Che ti ha colpito particolarmente. sì, capita spesso, ma anche solo troppo alta, Ah, beh, sì. troppo bruna, poi tu hai cambiato anche i capelli nel E corso quello degli anni. puoi cambiarlo, esatto, però troppo alta è troppo alta. Quanto sei alta, scusami, È Alice? 1,78, di solito dico trattabili perché così. È vero, anche perché ci sono degli attori, insomma, non altissimi e quindi poi il Bio non è perfetto, c'è ancora Mi è questo capitato di fare uno spettacolo a piedi nudi. è un altro retaggio culturale che bisognerebbe superare, il fatto che la donna deve essere all'altezza dell'uomo più bassa, perché non ci può essere una coppia in cui la donna è più alta dell'uomo, non Certo, capisco. assolutamente. Ma infatti appunto avevo fatto uno spettacolo dove dovevo stare a piedi nudi perché l'altro attore non voleva che fosse troppo, insomma, che io fossi troppo. Diciamo non aspettavi di quest'attore non altissimo, però insomma, se vi studiate il percorso artistico di Alice non lo capirete mai perché lei ha fatto così tanti spettacoli al teatro. Io infatti mi sono fatto poi ho detto basta, mollo la presa perché sono troppi, quindi non lo capisco. Di quaderno che dovevi. Esatto, il quaderno degli appunti, però mi piace anche andare molto a braccio. Tra l'altro, la tua prima grande occasione al cinema è stata con 10 inverni, un film bellissimo. Davide di Donatello, insomma, tanti riconoscimenti e tanti bei riconoscimenti, insomma, anche in giro nei festival. Come hai vissuto quel periodo appunto di fama immediata, no? Eri ancora molto piccola. Che ti ricordi di quel periodo? Ma guarda, è stata un'esperienza anche lì di queste un po' magiche e surreali che ogni tanto mi capitano, perché era il primo film, la prima esperienza e siamo andati a girare a Mosca, perché tutta la mia parte era ambientata a Mosca. E tra l'altro il primo spettacolo che io feci a 23 anni, era Tre sorelle con un regista che adesso è morto. Bravissimo, uno di appunto si chiama Massimo Castri, e lì io facevo un personaggio che era Irina, e c'è una famosa frase di Irina che è a Mosca, 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 cioè lei ha questo desiderio
estremo fin dal primo atto di poter andare a Mosca, che rappresenta il sogno, rappresenta insomma le proiezioni, no? Di una vita felice. E quindi mi aveva molto colpito che poi, tempo dopo, no? Con un film, con il primo film, io vado a Mosca. Il destino. E sì, esatto. Ma è stato bello anche perché comunque, diciamo, con Michele Riondino, con Isabella, insomma, è stato proprio un momento anche di festa in qualche modo, no? Perché poi c'era il reparto di quello russo, che insomma ci ha portato a conoscere tutti i bar, tutte insomma, le cose più così, più divertenti, direi, di Mosca, per cui così è stata un'esperienza a 360 gradi, sia lavorativa che umana, ovviamente. Era un bel periodo per andare a Mosca, quello, diciamo. C'è un po' freddo, devo dire, sì, Ah. sicuramente era il periodo migliore. A livello di periodo storico, insomma, Sì. in cui si poteva andare tranquillamente. Adesso le cose sono un po' cambiate, però speriamo che ritorni quel periodo quanto prima, insomma. Tu l'hai vista Mosca? Bella, bellissima, immagino, no? A me è piaciuta molto, sì, anche San Pietroburgo, perché poi a Mosca sono tornata con un altro spettacolo Ah. Ma più avanti, sì. in che lingua a Mosca? Come? In che lingua si recitavi in questi spettacoli? In italiano con i sottotitoli in inglese. Wow. Sì, ma no, era molto bello, era lo spettacolo di un regista lettone, si chiama Alvis Hermanis, e noi eravamo sei donne più un altro attore. Molto bello, molto coreografico, con i costumi, stupendi di questa campagna degli anni 50, insomma, molto molto bello. Le signorine di Vilco si chiamava. Sì. E invece, secondo te in Italia è un po' più complicato portare spettacoli di questa, cioè, insomma, di questo rilievo? C'è ancora un po' l'idea che in Italia, vada molto di più, non lo so, la commedia piuttosto che. No, beh, ci sono delle realtà in cui si possono vedere spettacoli internazionali interessanti. C'è stato al Piccolo l'anno scorso un festival che si chiamava Presente Indicativo, dove ci sono stati praticamente 30 spettacoli di registi stranieri, a Roma Europa anche, dove insomma si possono vedere delle cose belle. Risponde Come? il pubblico rispondeva, nel senso c'era presenza, Sì, c'era. era pieno. Sì, era pieno. Per cui, no, ci sono delle realtà in cui questa cosa, cioè in cui si possono vedere dei begli spettacoli. Poi mi è venuto in mente ad esempio anche il Teatro India, oppure a Sì. Roma, In cioè, ci sono effettivamente ci. Europa, e c'è anche in Emilia-Romagna c'è un festival, appunto, che si occupa di questo. Quindi non ci sono delle realtà, chiaro, bisogna un po' spostarsi per riuscire a beccarle. Effettivamente è bello far ritornare le persone a godere dello spettacolo teatrale e che la pandemia da questo punto di vista ha un po' aiutato perché ha riavvicinato il pubblico al teatro, piuttosto è stato un gravame enorme per il cinema, però è stato un surplus secondo me per il teatro perché si è, come dire, respirato la voglia di incontrare proprio gli attori, di interagire. Questa è una cosa bellissima, e beh, veramente. Uno scambio di emozioni diretto che a me piace tantissimo. Io poi vado spessissimo a teatro, anche tutti gli artisti che ho il piacere di intervistare, scopro sempre cose nuove e mai scontate. Quindi, insomma, viva il teatro! E so che a Viva. te è santo. Però, oltre al teatro, tu hai fatto tantissima roba anche in televisione, al cinema, in televisione, penso a Montalbano, penso al cinema, penso a Loro Chi, piuttosto che, vabbè, tanta tanta roba. Diciamo, uno dei ruoli più significativi che ti ha contraddistinto è questo Paradiso delle Signore che non ci abbandona mai. Io sono invaso da fan del Paradiso delle Signore perché mi è capitato di intervistare svariati attori del Paradiso. Tra l'altro, voglio sottolineare che sono tutti bravissimi quelli che vengono Sì. scelti
a fare Il Paradiso delle Signore, che è una gran bella scuola anche per giovani attori che nascono e si costruiscono anche lì, insomma. Abbiamo visto delle carriere nascere dal Paradiso delle Signore. E tu hai iniziato proprio la versione serale, giusto? Quando era una fiction con tutti i carismi. Raccontaci di questo coinvolgimento nel Paradiso delle Signore, come è nato questo progetto e come sei stata coinvolta. Allora, io avevo fatto un provino, in realtà per un altro ruolo, infatti mi diverte sempre molto questa cosa, cerco di ricordarmela sempre, perché appunto, come dire, io sono sempre stata convinta che la preparazione sia una cosa fondamentale, e lo sono ancora tutt'oggi, però c'è sempre un margine di fatalità, di caso, di... Uno poi lo può chiamare come vuole, insomma. E questo un po' ne era la dimostrazione, perché io sono andata per un altro ruolo e mentre ero lì, la casting mi ha detto: ma ti va di provare anche a preparare questo qui un attimo? E quindi sono uscita e in 10 minuti ho imparato a memoria queste altre battute, che erano quelle di Andreina, che è il personaggio che interpretavo. E poi sono entrata, ho fatto questo provino e da lì sono stata scelta. Per cui in realtà appunto a volte mi ricordo che non è tutto sulle nostre spalle, non dipende tutto esclusivamente da noi, no? Evidentemente a volte sei giusta per determinate cose e poi appunto ci sono secondo me anche degli incastri magici per cui può succedere una cosa. Ed è stato veramente... È stata proprio una scoperta, diciamo che ha a che fare un po' anche con la meraviglia, perché riscoprire anche la figura della donna negli anni 50, anche questi vestiti che ti costringevano comunque a uno stare di un certo tipo, no? È stato interessante questo, ma anche la grazia che aveva la donna, no? Perché noi adesso siamo abituate a essere molto mascoline per delle cose, no? Cioè a combattere comunque. Quindi quella dimensione di grazia, quella dimensione di fragilità che ora non manifestiamo nella maggior parte dei casi per la giungla che dobbiamo attraversare, invece è stato bello poter anche essere, nonostante Andrina fosse un personaggio molto forte, ma anche poter far vedere quella fragilità, anche nelle sfumature, però quella grazia, quella compostezza, no? Perché appunto ho lavorato su altre cose. Io a volte appunto come dire, Beh, però la grazia ti appartiene molto, devo dire che sei una persona molto, molto fine anche nel modo di porti, hai portato, questo bisogna dirlo, insomma, a prescindere dai personaggi che interpreti, mi sembri dotata di questa grazia. Ti ringrazio, però è vero che ho dei momenti dove posso essere molto più mascolina e dinoccolata, come si dice, per Epoca di cui più costrette in questo personaggio, quindi c'è un pro e un contro in tutte le cose. Riscoprire un po' di verità è una cosa bellissima, però appunto avere la possibilità anche di manifestare altro, insomma, la libertà, che è la cosa più importante, che a volte si dimentica, perché molte volte si vuole imporre un'immagine di se stessi che non ci appartiene. E quindi poi il primo impatto che diamo agli altri è un impatto sbagliato, perché non siamo effettivamente noi, è soltanto chi ci Fa conosce. sempre un impatto di difesa, no? Di solito c'è appunto Comunque, io sto pensando solo a qual era il personaggio per cui ti eri proposta al Paradiso delle Signore. come si chiama lei? La capa, diciamo, del magazzino, quella che faceva sempre chiusura e apertura. Ah, ok, quindi la boss. Ti eri vista nella boss, invece mi hanno dato. Esatto. È un altro boss, perché anche quella era, anche Andreina era a suo modo un'altra boss, diciamo. Vero, vero. E poi appunto di ruolo carismatico in ruolo carismatico arriviamo al Patriarca, che è una fiction che sta andando in onda proprio in questi giorni su Canale 5. Com'è Claudia Amendola come regista? Vabbè, non puoi dire cose negative, ovviamente. Ciao Claudio, tanto non ci guarderà mai, però nel caso di genere.
No, beh, dai, è stato un altro incontro bello e di grande valore, devo dire. Tra l'altro è una persona che lascia veramente molta libertà, ma anche le idee molto chiare, devo dire. Cioè, che comunque indirizza, dirige, vorrei anche dire. Mentre a volte ci si trova un po' così. Cioè, è bello godersi godere della propria libertà e io sono un'attrice molto indipendente, però mi piace quando un regista invece ha le idee chiare e dice: guarda, secondo me dovresti andare in questa direzione qua, perché mi fa scoprire cose che magari io non scoprirei, no? Essendo sicura della mia interpretazione, diciamo. Ah, quindi capita anche di incontrare invece dei registi che non ti dicono nulla, cioè che praticamente tu hai la tua visione del personaggio, arrivi sul set, buona la prima, nel senso. Non buona la prima, però magari sì, che magari tendono a lasciar fare più a te, La no? Quindi del personaggio, beh, che è bello da un lato, è vero, come dici tu, essere diretti in qualche modo cambia perché ti dà appunto una visione a più ampio spettro. Così come quando noi studiamo qualcosa o ci approcciamo a qualsiasi materia, abbiamo sempre la nostra visione, ma se qualcun altro ci dà un altro punto di vista, arricchiamo con la nostra e con l'altro punto di vista. esatto. Bravo, bravo Claudia Mendola, allora. Tra l'altro questo è un remake di un successo stratosferico spagnolo, di una Spagnolo, sì. e poi nel mentre mi hai scritto anche due libri, cioè mi sei diventata anche scrittrice nel lontano 2015, così. No, Ormai tutti scrivono libri, se non è ma tu scrivi in maniera, cioè diciamo che sei una scrittrice sopraffine, nel senso che ho avuto modo di leggere i tuoi romanzi e c'è intimistica molto molto predominante, quindi complimenti, eh. Scrivi veramente bene. So che la scrittura ti ha accompagnato per tutta la tua vita, hai sempre amato scrivere, scrivevi anche una sorta di diario, insomma, no? Delle giornate. sì, no, più che diario, forse scrivevo proprio dei pezzi di quello che si fa spesso, no? Di sensazioni, però invece poi è diventata una cosa, per cui ascoltavo proprio come una voce dentro di me parlare quando ho iniziato a scrivere L'altra sete. E allora lì è diventata proprio un'esigenza vitale, ma non vitale per dire devo esprimermi, vitale perché sennò non riuscivo a fare le altre cose, cioè perché c'avevo questo che mi parlava dentro. Chi diceva questa voce nella testa? Ma è come se proprio sentissi quasi un lettore leggere quello che poi vado a scrivere, no? Sono suggestioni di questo tipo. Oppure come se vedessi la realtà già raccontata per una storia, Bello. e avessi il bisogno appunto, di metterlo giù. Poi magari non seguo, in quel caso ogni giorno gli davo spazio. Poi quando lavoro chiaramente è molto più difficile perché sono tutti degli appunti o delle cose poi da sviluppare successivamente, quindi diventa un po' più complicato, però è sicuramente il luogo dove la mia voce è più autentica, forse ancora più autentica del mio essere attrice, ma proprio perché lì ci sono solo io. A 360 gradi, insomma, cioè il tuo vissuto che racconti, nel bene o nel male, che sia la storia completamente autobiografica o che non lo sia, ma comunque il tuo vissuto, a prescindere. Sì, oppure cose intermedie, no? Scusami, nel senso appunto registi, camera messa in un modo piuttosto che in un'altra, o il costume che non ho scelto io, cioè quella è la mia voce, no? Al di là di editor che possono arrivare successivamente, però resta molto autentico, almeno per l'esperienza che ho avuto io. E anche lì con l'altra sete hai avuto tanto coraggio perché appunto tu non eri una scrittrice, hai iniziato a scrivere dal nulla questo libro che ha preso forma poi nel corso del tempo, perché all'inizio erano appunto pensieri, no? Che
che volevano farsi avanti nella tua testa e quindi li hai scritti e poi andando avanti hai capito che insomma questi pensieri prendevano proprio la forma di un libro a tutti gli effetti. Quante pagine sono l'altra sete? Sai che non mi ricordo, Resta poco. 200 forse, 180, 200. mi sembra, E sì. quindi una volta che l'hai finito, hai detto io lo voglio pubblicare, insomma, voglio trovare il modo di farlo leggere agli altri. In realtà, guarda, è stata una cosa strana perché infatti mi ricollega anche questo al fatto che alcune cose secondo me non le scegliamo noi Io o so non la le... scelta tu questa cosa, però dimmi la tua visione. Cosa? Hai scelto tu, sei andata alla fiera del libro, cioè si Io ho scelto io? Non fa. la fiera del libro, ma è successo perché è sempre mio padre, mi ha telefonato e mi ha detto ma perché non lo porti lì? Io ho detto ma figurati, cioè, conoscendo questo mondo, ho detto adesso io porto la fiera del libro e lo pubblicano. Invece sono andata alla fiera del libro, l'ho lasciato a tre case editrici. E in realtà lì c'era Tiziana Triana che ai tempi si occupava di saggistica e mi ha detto, guarda, io lo leggo, però vediamo se mi interessa lo passo al direttore editoriale, altrimenti no. E quindi poi l'ha passato al direttore editoriale e mi hanno chiamato proprio in casa editrice. Però anche lì mi hanno chiamato per dirmi, in realtà, guarda, la lingua ci piace moltissimo, questo libro è molto bello, ma secondo noi è impubblicabile perché la seconda parte era ambientata a Los Angeles. Quindi secondo lui, secondo Mario Desiati, era ai tempi, non funzionava. E quindi mi ha detto, se lo vuoi riscrivere, io te lo leggo la seconda parte, ma non mi ha dato... come dire, precise indicazioni, ma ha detto solo se vuoi riscriverlo ambientandolo però in Italia. E io ero andata a New York in quel periodo per 3 mesi, un po' viaggio di scoperta, e ogni giorno la cosa che mi teneva veramente, come dire, mi ancorava alle cose, perché comunque era difficile, ero a New York, cameriera, cioè era un po'... Ah, facevi la cap. Sì. Vabbè, Wow! classico, classico. Classico Che bravo! proprio. Quindi da sola! Che Sì. bello, vedi? Mazza che coraggio! Anche perché voglio dire, avevi già una carriera avviata in Italia, giusto? Cioè, eri già fatto tante cose. Sì, però la questione poi è... Io sono Ariete e poi sono anche davvero, come dire, pongo sempre la domanda successiva, no? Non riesco mai a dire va bene, questo è, no? Invece c'è sempre una domanda successiva, c'è sempre da allargare conoscenza, c'è sempre da una nuova sfida, così, da abbracciare. Quindi sì, sono proprio fatta così, non, nella stasi non... York, che sfida era? Era capire se c'era effettivamente anche una possibilità lavorativa, che poi in realtà ho deciso di abbracciare andando a Los Angeles. Beh, Però sì. volevo sapere anche com'era New York, perché non l'avevo mai visitata, se c'era possibilità, se c'era più possibilità di Los Angeles, che possibilità c'erano, quindi... Dalla mia, cioè, io non ne capisco niente di queste cose, però forse New York è più per il teatro e Los Angeles è più per il cinema, o non c'entra una Los mazza. Angeles è sicuramente più per il cinema, sì, questo è vero. Però anche a New York succede, diciamo, un po' di tutto, però sicuramente Los Angeles è più per il cinema, sì. Tant'è vero che poi hai preso parte anche ad una serie americana, canadese, anche molto importante, Ransom, la terza stagione. Tra l'altro è su RaiPlay ed è anche una serie molto figa. E, insomma, Lei lo sapevo, vedi, sì, mi RaiPlay sono anche le serie americane, quindi insomma. Ok, vedi? E come, parlami appunto anche di questa carriera parallela americana che comunque hai abbracciato, no? Sì, guarda, allora è molto complicato riuscire a lavorare in America se non hai un visto, cioè se non hai un visto non puoi lavorare, a meno che non vieni preso dall'Italia e quindi viene fatto un visto appositamente dalla casa di produzione per averti sul set. Però io invece ho voluto tentare di avere il visto in modo da poter accedere ai provini.
La questione è che veramente un visto costa più o meno 5.000 dollari, cioè l'avvocato, solo per avere un pezzo di carta che dice che tu sei un talento al quale l'America non può rinunciare. Questa è proprio la dicitura. E per fare questo tu devi proprio fare un case, cioè devi mandargli articoli internazionali scritti su di te, tradotti, fotografie, quanti posti aveva il teatro in cui hai recitato a Mosca, no, ma una cosa, lettere di raccomandazione e un piano di 3 anni di che cosa andrai a fare lì. Per cui una volta che l'hai ottenuto, Quindi è però. più il secondo romanzo che hai scritto. Cosa? Qui è nata l'idea per il secondo romanzo. Cioè, solo per scrivere sta lettera di raccomandazione per avere il visto, praticamente. E quindi no, e poi una volta però che ottieni questo visto, tu non hai accesso, io questo non lo sapevo, a tutti i provini, hai accesso solo ai provini non SAG, cioè non quelli più fighi in realtà. Ah, ecco. E per avere accesso ai SAG devi avere o 300 giornate di lavoro, quindi devi fare tipo l'extra, la comparsa, oppure devi avere un ruolo parlante in una serie, una grande produzione. Io avevo già fatto Ransom, ma quelle due produzioni non si erano accordate e quindi non valeva quella cosa. Per cui devi, e poi una volta che fai, che hai fatto queste 300 giornate o il ruolo, devi comunque pagare 3.000 dollari per entrare nel SAG. Quindi siamo già a Se 8.000 sei dollari. povera e hai un talento stratosferico, non vai da nessuna parte in America. Molto bene. No, vabbè, però comunque insomma, secondo me ne vale la pena anche come esperienza, ma anche per capire che cosa vuol dire, no? Perché io spesso sento dire, ah, vabbè, ma in America è tutto diverso, ma è tutto molto complicato, si può fare, ma chiaramente, come dire, come tutte le cose, non c'è paradiso da nessuno. Paese così aperto come si pensa, come si tende a pensare, perché appunto ci sono magari delle realtà molto aperte in America, appunto queste grandi, New York, Los Angeles e tanti altri stati, ma la maggior parte degli stati che poi compongono gli Stati Uniti d'America sono proprio retrogradi, cioè nel Sì, senso. no, anche questo è vero. Infatti, come dire, è vero che è un paese dove c'è una grande narrazione della possibilità, cioè lo puoi fare, e questa cosa è piacevole, almeno per me è stato piacevole quando, soprattutto quando ero più giovane, perché comunque ti dà una spinta che ma in Italia non c'era, no? Anche a credere nelle cose impossibili, che tra l'altro a volte avvengono, perché a volte avvengono, no? Però vabbè, insomma, sì, Più difficile di quello che uno pensa, ecco, è più diciamo. difficile. Sì, è più difficile, però non è impossibile, ecco. Quindi ci si trova l'agenzia, si fanno corsi, laboratori, eccetera. E poi, se sei fortunato, riesci a fare qualche ruolo. E poi è arrivato anche il secondo romanzo. Il primo romanzo, molto introspettivo, tra l'altro è stato anche, me lo sono appuntato, scelto per rappresentare l'Italia al Festival European du Premiere in Sì, Germania. Ok. Quindi bravo. anche per me è la soddisfazione, eh. Sì, è stato, vabbè, ma poi era bellissimo perché c'era proprio un gruppo di scrittori appunto da tutto il mondo. Abbiamo fatto proprio dei giorni belli matti insieme, veramente divertenti, sì. Che cosa ti è piaciuto secondo te di questo romanzo, del tuo primo romanzo, L'altra sete? Che cosa ha capito il pubblico o il lettore di questo romanzo? Che cosa volevi far capire tu al lettore? Quindi cosa volevo far capire io o cosa secondo me ha L'uno e capito? due, uno e l'altro. Allora, quello che è piaciuto, che mi hanno detto, è la lingua, perché comunque è una lingua abbastanza tagliente, un po' cinica, ironica, quindi quello è piaciuto un po' anche, è piaciuta la crudezza di alcune parti, no? E poi per quelli che mi hanno scritto anche questa cosa di quello che io chiamo sempre il punto zero, cioè che molte persone che non avevano avuto, diciamo, l'esperienza della malattia che
che è nello specifico quella del libro, ma che avevano avuto altre malattie o altri momenti difficili, avevano preso da questo libro una grande forza, come dire che appunto arrivando a toccare proprio il fondo più fondo, è da lì che piano piano, grazie al fatto che tocchi, appoggi le mani e cominci a risalire, no? Quindi questo, quello che io volevo trasmettere in realtà non c'è, perché veramente io non, quando scrivo, non ho, io amerei essere una persona in grado di fare una scaletta del libro, non sono in grado, cioè non, anche nei testi teatrali non sono in grado di fare la scaletta di quello che scrivo e poi capisco alla fine di tutto che cosa ho scritto, ma non lo capisco neanche a volte. Perché non riesco a fare un'interpretazione, no? Non, per me era un libro sull'amore questo, e invece Fandango, insomma, Alessia Polli e anche Tiziana mi hanno detto sì, ma insomma c'è altro, no? C'è una malattia al centro che prende tanto spazio, invece no, ma è una storia d'amore questa. Come avete fatto a capirlo? Cioè, così evidente. Esatto, non capisco perché. No, vabbè, poi tra l'altro io vorrei che in futuro tu pubblicassi anche il primo manoscritto, cioè tutta la seconda parte di Los Angeles, che Poi secondo me è interessante, anche perché... aveva un nome bellissimo, il titolo doveva essere La latitudine dei cavalli, non l'altra sete, che è una zona dell'equatore dove nei momenti in cui ci sono i venti contrari le barche si dovevano fermare perché non potevano navigare e dovevano gettare in mare i cavalli per avere meno peso, quindi dovevano gettare qualcosa di molto prezioso per riuscire a ripartire, no? La latitudine dei cavalli, già me lo vedo premio strega, oppure sai, la solitudine dei numeri primi, la latitudine dei cavalli, cioè proprio un titolo che si fissa nel cervello, però anche l'altra sete. E poi c'è il secondo romanzo, che invece è Una vita a posto, che forse è un po' meno autobiografico e racconta una storia, una narrazione effettiva, insomma, no? Come è la storia di questo secondo romanzo? Anche questa nasce con l'arrivo di alcune frasi, di questa voce. E questa volta, appunto, non ho scelto. Ah no, ma nasce in un altro modo, scusami, perché in realtà, che ormai sembra una cosa così indietro nel tempo, ma il primo nucleo di questo romanzo era un altro. Ed è nato dal fatto che facendo uno spettacolo al piccolo io mi feci male al ginocchio e dovetti portare un tutore. Ma siccome avevo una prima dello spettacolo dopo 2 settimane, dovevo essere in piedi senza tutore nel giro di 2 settimane. Quindi andai in un centro di fisioterapia per calciatori che c'è a Milano e lì vidi entrare questo ragazzo. Cioè, la prima volta vidi questo ragazzo che era un ragazzo di Los Angeles molto giovane che faceva addominali, cose molto prestante. Quindi ti sei E soffermata a guardarlo, diciamo, giustamente. che era molto, insomma, sì, perché faceva molta attività. E poi, No, No, dico beato lui, io pure. nessuna cosa? No, dico beato lui, anche io dovrei ritornare in palestra e ritornare ad essere un po' più prestante. Però insomma, va. Lui dopo ha fatto questa cosa, cioè 2 giorni dopo l'ho visto entrare con il treppiede, sai, quello degli anziani. Sì. Quindi sono andata dal fisioterapista e gli ho detto: scusate, ma cosa gli è successo? E lui mi ha detto: vabbè, guarda, ha fatto l'operazione per allungarsi le gambe. E quindi il nucleo di questa cosa, infatti, nel libro, se ti ricordi, nell'altra vita il protagonista è un medico che allunga le gambe. E io questa cosa del fatto che ci fosse qualcuno, appunto, lui aveva tra l'altro 22 anni, questo ragazzo, che facesse questa operazione mi ha molto colpito perché è un'operazione molto invasiva, sono molto anche dispendiosa e Ma poi si deve fare fare centimetri, immagino. Ah. 8. Cioè questa cosa che a me ha fatto partire tutto, no? Perché ho detto ma... Perché sentivo dietro, no, appunto il tema dell'uomo che sfida la natura, il costo
effettivo, fisico ed economico per guadagnare questo e cosa rappresenta questo, no, per l'uomo o per la donna, insomma. E infatti ho letto le perizie psicologiche di molti pazienti, c'era chi voleva diventare il più alto all'assemblea, cioè al congresso dell'azienda internazionale, oppure c'erano uomini che si sentivano troppo più bassi della loro donna, vabbè, della loro compagna. Insomma, secondo me c'erano dei temi sotto questa cosa molto, per me, molto carnali. Certo, E bello. quindi era partito da lì, poi in realtà ho stravolto tutto ed è comunque rientrato in qualche modo, diciamo. Davvero, anche perché leggetevi anche questo secondo romanzo, Una vita a posto, perché si passa, diciamo, dal reale all'immaginario e secondo me questo potrebbe essere anche un bel film, per il futuro, insomma, mai dire mai. Dovevo tradurlo perché c'era un regista americano a cui era piaciuta molto la storia, dovevo tradurlo, ma magari lo farò in passato. Ma fallo, perché poi in questo periodo dove il cinema si sta aprendo anche alle problematiche emotive, umane, non si cerca semplicemente una storia da raccontare con un inizio e una fine, ma ci Sì. sono realtà distopiche. Pensiamo al film che ha vinto il premio Oscar quest'anno, che secondo me è uno dei più bei film della storia. Non so se l'hai visto, ma pazzesco. Anything, Ah no, Everywhere. sì, l'ho visto, è stupendo quello, Quindi è bellissimo. No, è stupendo. poi in conclusione c'è un altro progetto che vedremo a settembre, insomma, a settembre-ottobre, comunque nella prossima stagione, L'anima gemella, dove tra l'altro incontri anche una tua anima gemella televisiva, ovvero Daniele Liotti, che avevi abbandonato a un passo dal cielo e l'hai ritrovato nell'anima gemella, insomma, Sì, so che anche se io e lui del Passo dal Cielo non ci eravamo mai incontrati sul set, però ora mi perché insomma sei l'amore di Daniele Liotti da quel poco che ho visto, da quel poco che ho visto, quindi insomma c'è qualche rapporto in più. Com'è, un bravo attore? Ti piace come proprio un adorabile, proprio una bellissima persona e un bellissimo compagno di lavoro. Siamo stati proprio bene, bene, bene. Complici tantissimo dall'inizio alla fine. Questo è importante, perché si sente anche, ho sentito anche di attori che invece quando entrano nel set fanno il loro e magari non comunicano. E secondo me il comunicare con gli altri attori è fondamentale anche per creare, no? Quei meccanismi che non sono poi solo lavoro, set, ciak, chiuso set, vado a studiarmi la mia parte. È importante anche l'interazione. Sì, cioè, per come la vedo io, sì, capisco che poi ci possono essere altri approcci. Per me la vita nutre quello che poi diventa, si spera, artistico, e ciò che è artistico nutre la vita a suo modo, no? Deve essere come vasi comunicanti per me, però capisco che possono esserci altri, così, altri approcci. E poi aspettiamo anche settembre. Ci vuoi parlare di qualche altro progetto, di qualche altra cosa a cui stai lavorando, oppure la prossima volta? Beh, adesso andrò a fare, proprio faccio delle pillole, sto scrivendo una serie TV con una ragazza inglese e dovremmo adesso, insomma, riuscire a farcela produrre, spero, non è facile mai. E poi andrò a Barcellona a fare uno spettacolo invece al Microteatre di Barcellona con questo attore che si chiama Sergi Cervera. Sono microteatro e sono un teatro piccolo con delle microsale e si fanno 5-6 spettacoli a sera per 10-15 spettatori. L'abbiamo già fatto nel 2019, adesso ne facciamo un altro che sarà invece horror, e quindi non vedo l'ora perché è veramente. Si trova questo microteatro a Barcellona, in che zona? Beh, In Grazia, credo che sia adesso. quindi super centrale, bellissimo. Beh, Sì. io capito ogni volta a Barcellona, quindi poi Allora. assolutamente sì, poi a me il teatro spagnolo, il cinema spagnolo piace tantissimo, quindi tanta roba. Poi tu sai bene lo spagnolo, quindi magari ti puoi. Lì è più facile lavorare, so che a Barcellona è un po' più facile rispetto che in America.
Nient'altro. Allora, l'ultimissima domanda che faccio a tutti i miei ospiti della serie è lasciare un messaggio nella bottiglia, un consiglio, un suggerimento o qualsiasi cosa ti venga in mente da comunicare a chi ha una grande passione, ma che magari non ha il coraggio di crederci fino in fondo, è ostacolata magari dalla famiglia o da quello che pensano gli amici o quant'altro e si lascia suggestionare e non ci prova fino in fondo. Che ti sentiresti di dirgli? Ma forse mi viene in mente la parola fede, ma non in senso religioso, cioè dell'importanza in questo mestiere di avere fede, l'importanza di, nonostante appunto tutti gli ostacoli, la paura di riuscire, cioè di fare quel salto, di andare nonostante tutto. E poi ecco, anche mi viene in mente la parola rimpianto. Cioè di guardarsi, di visualizzarsi tra 15 anni e capire se appunto questo potrebbe essere qualcosa che gli fa avere un grandissimo rimpianto e allora in nome anche di quella immagine andare avanti. Che bella questa immagine, è perché che in realtà ci appartiene, pure a me è appartenuta quando poi ho deciso di creare Granelli la serie, che è sempre stato il mio sogno, insomma, quello di far conoscere le storie, che è fondamentale per arricchirsi. Quindi questa è una bellissima prospettiva, ancora nessuno l'aveva mai detto, il rimpianto darsi tra 15 anni. Vedi, in profondità, ecco, quindi andatevi a i libri di Alice Torriani e seguitela in tutte le sue tappe. Grazie di cuore, Alice, Grazie e buona giornata e un saluto a tutti. mille, Pier. Grazie. Grazie per aver seguito.